Signori, ben ritrovati su GT Online Affari Ignoranti. Quest'oggi abbiamo scelto un altro veicolo molto molto interessante. Ebbene sì, la EC Classic, con un budget auto $360,000 e un budget per le modifiche, escluse le prestazioni, di $100,000. Vediamo cosa ne esce. Ma no, ma se inizi il video registrandone che parliamo sulla macchina? Infatti l'ho appena fatto. Yes. Si va. Vai ragazzi, prima le signore. Porca di... Dai, devo andare tu. Aspetta, c'è tutta la macchina perché Davide ha già sparangato. Ma dai, è pericoloso. Porca giù. Vai. Oh, vuole. Attenzione, un pericoloso già se ne aiuta. Meno male, facciamo a distanza. Grande di sicurezza. Sta andando in contromano. Oh, no, Davide, mi sei incazzato. Questo però è barare, scusate. Cioè, io vi ho aspettato e voi proprio tranquillamente andate. Ma uno non aspetta che un mangi in contromano. Prosegue dritto. Pensa, io vi aspetto pure in contromano, quindi io rischio la mia vita per aspettare a voi. Cioè, pensa quanto sono coraggioso. La parabola in questo è scemo. Cattetto! Non ho capito. Mamma, guarda là che è un pericolo pubblico. Ma mi sa da capo del dopo il picchia. Quando c'è l'acceleratore pesante. Guarda come sono io, no? Con la belva è per un uomo. Il papero, scusa. Tu pure stasera finisci la Coppa Mondiale. Oi, amo. Ehi. Spero strano. Vabbè ragazzi, un po' di buon senso, aspettiamo, aspettiamo. È già sbagliato. Un po' di buon senso. Lava l'amore che stai scemo. Ma di te ne rovino il cuore. Veramente Davide, è Ciro, il malamo ma stai scemo. Che cazzo mi stai dicendo? La malama, non so. La malama, ma no. La malama. La malama, come che stai scemo? Ma perché che cazzo dice? Lava? Ciro, ma veste e sceng. Ah, mi lavo, veste e scendo. Ah, ok. Io sempre vedo il mio lama mi veste e scendo. Infatti, dico, ma che cazzo c'è tra il lama? Houston, abbiamo un problema. Ma Mimo, non ti arrendere, vai, Mimo, schiaccia il acceleratore. Allora, dammi un bacino. Dammi un bacino al sedere. No, ti sto dando una mano. Praticamente sì. Okay. La parte più facile l'abbiamo fatta. Bambola, col fisico perfetto, t'ha fatto mamma. In questa volta che mi riuscite. Sogni le copertine, ma ti danno un copyright. Mannaggia, madonna. Oh, ti ma devi... Paolo, fallo, io l'ho fatto l'altra volta. No, Paolo, dai, siamo amici, Paolo, dai. Ma tanto se non si è tabash azul. Nelle EC Wars nessuno è amico di nessuno. Davvero, ma quello tiri dietro, è quello di incula. Buona fortuna angolarmi qua. Basta, non si sale più adesso. No, Paolo, no. Io, oddio, ho sbagliato. Porca troia, no, dai. Comunque Paolo ha un potere su Davide incredibile. Sì, infatti, cioè, stai zitto, Cristo, cioè, dico qualcosa di positivo ogni tanto. Ma è sceso tantissimo. Oh no. Appunto. No, ragazzi, ho bloccato. Stai guardando quella vippa di Davide che è caduta da solo. Davide, ma sei un ma ragazzi, Paolo, non si sta a stare zitti. Un imbecille con la I non maiuscola di più. Sei un pezzo di merda, Davide, sei un bastardo. Mi andò uccidere. Sentite, me lo faccio sempre da solo io le salite, quindi volevo un po' di compagnia per una volta. Prendiamo una stradina secondaria, non ti preoccupare. Ma io, ma ci sono i turisti. I turisti? Prendi a pugni. Uccidi i turisti. La polizia. No, devo uscire da qui. Cioè, i turisti sono un buon decidere. Non me lo guarda pure, mi sa che uno le chiude poi. Un trattore! Ma no!
Ma che ci fai cercare? Ma dove è? Chi si scatta un set? Mi vai a mettere la storia che stai in capo mondo ci detto, ma si può uno per il modo che ha una pugna e muoco. Brava. Sai cosa succede quando prendi il... come cazzo si chiama? Il fiammifero e lo sfreggi sulla carta vetrata? Mori? No. No. Fiamma! No, perché Mori era riferito a te. Che scoppavi tu. No, porco! Oh no, che peccato. Ma è lo stesso dell'ultima volta, Davide. Dai, Gesù. Lascia dietro colui che ti ha sempre fatto cadere giù. Oh, io mi sei picciato poco. Paolo, segnale! Oh cazzo, io sto pieno fuoco! Oh cazzo, sta caro tutto fuoco! Ma com'è possibile? Non mi sono mai visto una cosa del genere. No, ci ho mai visto una cosa di questo. Ragazzi, ma se gli buco la ruota... ma se lo facessi io? No! Fai un lanciare. No! Che cazzo! Ma io non ho fatto nulla da fare! Ma non l'avevo! Come, scusate? Ma non è normale, sono bucate le ruote, no? Oh. Sì, sono bucate, sono armato. Se mi spari, tu sparo. E l'ho avvisato. Ah, sì? Ah. No, aspetta. Vediamo sulla scesa di queste macchine e poi si ammazza. Aspetta. E poi ci stavo un essere che... Che cazzo fa? Facci prima a godere il volo della macchina. A posto. Easy come easy. Accorti che mi semmine. Ma non, come cazzo ce ne saliamo là sopra con le macchine? No, ci trovo da te. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again.